Bentornati nella lounge Gold Span, con me adesso due ospiti molto prestigiosi, Duccio Bartalucci, il commissario tecnico del salto ostacolo italiano, benvenuto. Salve, buonasera. E Jacopo Bartalucci, suo figlio, che è lo sport director dell'Italian Champions Tour, benvenuto. Ciao, grazie, buonasera. Allora Duccio, partiamo subito da te. Siamo qua alla 123esima edizione di Fiera Cavalli di Jump in Verona e abbiamo tantissimi campioni e atleti azzurri in campo. Cosa ci possiamo aspettare da questo incontro sportivo? Ma è sicuramente un evento di grandissimo livello tecnico, con la presenza di tantissimi campioni da tutte le nazioni europee e anche non europee, ma per quanto riguarda i nostri cavalieri, diciamo che sono quasi due anni che non abbiamo una gara indoor a questo livello. Abbiamo gareggiato all'aperto quest'anno, ma è completamente diverso montare in un campo tipo la Bolo o Aquisgrana o rispetto a diciamo un'arena indoor come Verona. Non dico che sia un altro sport, ma comunque le componenti tecniche sono diverse e quindi sarà un interessante vedere come ce la caveremo, ma credo che comunque i nostri avranno voglia di mettersi in luce e abbiamo comunque delle buone prospettive a mio parere. Sì, che tra l'altro è vero, me lo ricordi proprio adesso, l'anno scorso, quindi 2020-2021, la Coppa del Mondo è stata completamente annullata a causa della pandemia e quindi ci ritroviamo adesso praticamente per la prima volta quasi nell'indoor, vero? Sì, sì, ci manca una routine in queste gare indoor, quindi diciamo che siamo in una situazione di... È stato anche difficile fare delle valutazioni preventive nelle scelte, proprio per questa ragione. Abbiamo cercato di, insieme con Marco Porro, di fare valutazioni di ordine più complessivo, anche chi meritava per aver fatto una stagione comunque in prima linea, chi, come per esempio Lorenzo De Luca, si presenta in una situazione di cavalli e di gestione del suo futuro sportivo con nuove prospettive, quindi diciamo che le valutazioni sono state difficili e complesse. Comunque una situazione molto difficile, ma Fiera Cavalli Verona e Jumping Verona hanno avuto il coraggio di organizzare questa edizione. Abbiamo ben 29 binomi italiani iscritti, 29 cavalieri e amazzoni iscritti e più cavalli, che infatti scenderanno in campo nella Coppa del Mondo in questi giorni. Qualche nome? Beh, no, è comunque un lavoro di equipe che è stato fatto, perché diciamo io ho avuto la responsabilità di indicare i binomi che avranno accesso diretto oppure dovranno conquistarselo domani sera nella gara numero 3, nella gara più alta. Poi Marco Porro ha fatto indicazioni per altri binomi, quelli che gareggiavano senza Gran Premio e quelli che gareggiavano nello Small Tour, e anche Fiera Cavalli ha avuto tramite le wild card delle sinergie con noi per indicare dei cavalieri italiani. Quello che è importante, abbiamo fatto una riunione oggi preliminare con tutti i cavalieri, siamo tutti parte di un'unica squadra italiana. Questo è fondamentale dirlo, è fondamentale che ciascuno nel campo delle gare in cui sarà protagonista sia consapevole di questo. Esatto, noi qua ci troviamo in questo momento al padiglione 7, alle nostre spalle il padiglione 8, che è il padiglione della Coppa del Mondo, dove oltre alle gare internazionali ovviamente si svolgono anche delle gare nazionali, tra cui l'Italian Champions Tour, che è un circuito completamente nuovo che è stato lanciato nel 2021 ed è proprio stato ideato e inventato da te, Jacopo, giusto? Sì, da me, ma con il supporto importantissimo di Fiera Cavalli dall'inizio, della Regione Siciliana, di Arezzo Equestrian Center, e della stessa Federazione Italiana Sport Equestri, che ha supportato il circuito dall'inizio, dando anche a noi la possibilità di partire da una vetrina importante e prestigiosa come Piazza di Siena. E poi dopo Piazza di Siena ci sono state queste 7 tappe itineranti che hanno composto la Coppa Italia a squadre e individuale in giro per l'intera penisola.
si è arrivati alla fine in ottobre in Sardegna, prima in Sicilia, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, insomma è stato un bel giro e ora qui a Verona è il gran finale con tutte le squadre dei due livelli di competizione, esatto. Sport e Gentleman Riders, 145-120, che si giocheranno questo Final Event su 3 giorni di gare, partito oggi con le prime prove, domani la seconda, le migliori 5 squadre di un livello e dell'altro accederanno al gran finale di sabato. Esatto, a breve ci raggiungeranno anche i vincitori del livello gentleman di oggi, ma Duccio, voglio rivolgere a te una domanda, perché abbiamo ovviamente i cavalieri migliori del mondo che sfilano qui a Verona, ma abbiamo anche tantissimi binomi nazionali che hanno anche tantissimo talento. Che importanza, che valenza ha per te questo incontro scaligero, anche magari per insomma vedere o trovare nuovi talenti, nuovi binomi da inserire poi nelle squadre più importanti? Guarda, come dicevo prima, noi abbiamo per la Coppa del Mondo come federazione individuato 2 cavalieri su cui puntare di più, nel senso che noi abbiamo da designare un cavaliere per ogni tappa, in quanto siamo uno dei paesi organizzatori. Chiaramente abbiamo 2 strategie, una è quella di dare, di sperdere le tappe tra più cavalieri, dando a ciascuno una possibilità di gareggiare e di mantenere uno status di gare ad alto livello, ma questo chiaramente pregiudica la possibilità di arrivare ad una qualifica per la finale. L'ultima edizione di Coppa del Mondo l'Italia era riuscita a inserire, evento storico, 2 cavalieri in finale, erano Emanuele Gaudiano e Emilio Bicocchi, e purtroppo la finale non si è disputata per via del Covid, ma vogliamo ripercorrere questa strategia, per cui abbiamo individuato in Emanuele Gaudiano ancora e in Pier Giorgio Bucci i 2 cavalieri che accompagneranno diciamo l'Italia nelle tappe successive a Verona, e dopo a fine anno con l'ultima tappa di Mechelen trarremo delle conclusioni, quale sarà il punteggio in classifica eccetera, per poi definire le strategie nei mesi successivi. Per gli altri cavalieri è comunque un evento importante, un modo di restare a un livello di competizione elevato. Abbiamo alcuni binomi che sono già più consolidati, per fare un nome, Pisani con Chaclot, altri che, sui quali riponiamo note, come la stessa Giulia con Elsas, ma Giulia per esempio ha 2 cavalli di 9 anni che rappresentano una bella prospettiva per il futuro, così come ad esempio Luca Marziani, che era destinato anche a far parte delle squadre negli europei a Barcellona, purtroppo ha avuto dei contrattempi con il suo cavallo e quindi è stata una mancanza importante per la nostra squadra. E poi avremo con Lorenzo De Luca, come dicevo prima, che rientra in gara con dei cavalli nuovi, cioè ci sono logiche e strategie diverse tra i vari componenti, ma per tutti è un'occasione, è un'opportunità sportiva importante. Speriamo che queste strategie portino dei risultati fantastici, meravigliosi, non solo per Verona, ma ovviamente per tutta la stagione di Coppa del Mondo. Duccio, noi sappiamo che tu a breve devi lasciarci, sì, perché c'è la warm-up e devi andare ad osservare i cavalieri e insomma cosa ci aspetterà in campo gara. Ultima domanda, tu hai vissuto tantissime edizioni di Verona, di Jumping Verona, della Fiera, quello più bello? Ma guarda, non ti saprei dire qual è quello più bello. Mi ricordo il primo, ma la prima volta che io sono venuto a Verona a fare un concorso ippico non è stato alla Fiera Cavalli, è stato all'Arena di Verona, che me lo ricordo perché fu un evento fantastico, un qualcosa, è come se a Roma... Ma era un concorso all'aperto? Un concorso all'aperto, wow, sì. 1972. È come se a Roma facessimo... Sì, lui ti ha accompagnato? No, lui è ancora nel mondo dei sogni, ma la cosa è incredibile, è come se a Roma facessimo un concorso al Colosseo, no? Come idea.
Il campo prova era diciamo molto anomalo, perché era una fetta di terreno che circondava la parte esterna dell'arena, quindi non era il classico campo prova rettangolare, era una striscia, no? Che praticamente seguiva una curva, e lì avevano posizionato un verticale e un largo, e poi si entrava dentro. Ma mi ricordo un fantastico concorso. Va bene, mi sa che dobbiamo fare un altro appuntamento con te per parlare di tutte le emozioni di Verona e di tutti i concorsi di salto ostacoli. Per il momento siamo contenti che siamo qua in fiera, siamo al chiuso perché, visto le previsioni meteo, forse non ci conveniva tanto saltare in arena. E niente, ti ringraziamo tantissimo, in bocca al lupo per questi quattro giorni qui a Verona, e grazie mille per il tuo tempo. Grazie infinite. Allora, mentre Duccio esce dal nostro salottino qua nella Lounge Goldspan, Jacopo, rivolgo a te di nuovo la parola, perché abbiamo, come abbiamo già accennato, l'Italian... Vieni più vicino. Abbiamo accennato prima, per l'Italian Champions Tour ci sono infatti questi due livelli, uno è il livello gentleman e l'altro è il livello sport, e infatti sono molto interessanti. Ci vuoi un attimo spiegare la differenza? Allora, diciamo, il livello sport è quello più elevato, su altezze di 145 centimetri, e conta 9 squadre. Il livello Gentleman Riders è stato pensato per accompagnare il livello sport e dare soprattutto l'opportunità a tanti ragazzi, tanti giovani, di vivere le stesse emozioni accanto ai loro campioni, ai loro idoli, ed è un po' quello che si è portato avanti lungo tutta la stagione, motivo per cui qui a Verona troverete squadre come la stessa Goldspan, oggi trionfatrice nella prima prova del Gentleman Rider, con Giulio Carpigiani e Alberto Graziani, che vogliamo subito invitarli qui da noi nello studio, perché ci stanno aspettando qua. È colto l'occasione. Al fianco del salotto, e mi sembra l'occasione giusta. Esatto. Benvenuti Giulio ed Alberto, e innanzitutto congratulazioni per questo primo Italian Champions Tour, che è andato veramente alla grande per voi. Sì, e dicevo, accanto a loro ci sono campioni affermati della nazionale come Riccardo Pisani e Paolo Paini, che hanno invece gareggiato nel livello sport. Un po' questo, cioè, come Goldspan poi ci sono state anche altre squadre o altre che invece hanno partecipato soltanto nel livello sport, nel segmento sport, o viceversa soltanto nel segmento Gentleman Rider. Noi siamo qui proprio nell'ultimo weekend dell'Italian Champions Tour, è partito a Piazza di Siena, poi ha seguito 7 tappe e adesso è approdato qui a Verona. Infatti c'è la finale sia del livello gentleman sia del livello sport. Saranno distinti? Sì, sono due segmenti distinti, ma soprattutto il nome potrebbe essere un fuorviante, nel senso che si chiama Final Event, ma in realtà è un po' a compimento dell'intera stagione, però in realtà la Coppa Italia si è sviluppata su 7 tappe, tra il Master Event di Piazza di Siena, anche quello un evento a sé, e questo qui di Verona. Il percorso delle 7 tappe intermedie di Coppa Italia ha portato ad un'assegnazione del trofeo, che tra l'altro avverrà qui sabato parallelamente al Final Event, e tra l'altro ha visto il qui presente Giulio Carpigiani vincere la Coppa Italia a titolo individuale per il segmento Gentleman Riders. Se non sbaglio tu, Alberto, sei arrivato terzo, quindi cioè, qui abbiamo un podio, due terzi del podio del segmento di Coppa Italia per Gentleman Rider. Stesso modo, livello sport, avremo un Simone Coata che ha vinto la Coppa Italia a titolo individuale, e poi invece a livello di squadra hanno vinto Team Under 20, Scuderia 19-18 Cap Italia nella Coppa Italia Gentleman Rider, e invece Cavalleria Toscana RG Team nel livello sport. Sì. Invece qui ripartono tutti da zero, tutte e 9 le squadre nel livello sport e tutte e 7 le squadre nel livello Gentleman Rider. Oggi e domani
qualifica per sabato, e sabato tutte da zero un'altra volta, le cinque migliori squadre si giocheranno il titolo a Verona. Giulio Carpigiani, com'è andata questa giornata? Bene, direi oggi veramente super. Nella gara di apertura del Silver Tour sono arrivato terzo, e nella squadra col mio compagno Alberto abbiamo vinto, io primo individuale e Alberto terzo. Direi tutto molto bene. Delle ottime promesse per questa finale di Italian Champions Tour. Raccontaci qualcosa della tua cavalla, Attinia. Questa cavalla penso che non abbia bisogno di presentazioni, è stata montata e allevata da Natale Chiaudani, ha fatto diverse gare a livello internazionale, vincendole tra l'altro, e successivamente l'ho acquistata io questa primavera. Direi che è una cavalla fantastica in tutto quello che fa, un genio, non ci sono tante parole per descriverla. Ottimo, e qual è il programma adesso per i prossimi giorni? Rimanere calmi, coi piedi per terra, e cercare di arrivare nel miglior modo possibile alle finali. Alberto Graziani, tu oggi hai vinto e sei stato il migliore di tutta la categoria, com'è andata? Allora, ottima, direi. Ottimamente. Però, insomma. Anch'io ho fatto la gara Silver dove sono arrivato secondo. E poi insieme a Giulio abbiamo vinto la squadra dell'Italia Champion Tour molto bene. Come ha detto lui, aspettiamo questi giorni, rimaniamo calmi e speriamo di arrivare bene alla finale e poter vincere anche lì. Qualche parola sul tuo cavallo? Anche il mio cavallo è un cavallo che ormai ha fatto tantissime gare, era un cavallo che ha fatto la carriera sportiva ad alti livelli con Marco Porro, e io da circa un anno monto questo cavallo che è Indoor GP, un cavallo italiano. Veramente un bravissimo cavallo, ha fatto 5 tappe dell'Italian Champion Tour e si è comportato sempre bene. Sono contento di montarlo, molto bene. Benissimo, voi formate la squadra Gold Span, raccontateci un po' di questa formazione, questa squadra, com'è successo tutto questo? Ma io e Giulio abbiamo fatto già la prima tappa insieme a Cattolica e poi abbiamo fatto un'altra tappa a Letrea. E ci ha scelto il capo equipe Danilo Scagnoli, che ci ha dato fiducia. Siamo entrambi nelle prime posizioni della ranking italiana dei primi gradi, perciò penso che abbia fatto una buona scelta. Benissimo, direi quindi che per voi la finale qua al Final Event di Verona è partita al meglio, e ovviamente vi auguro che anche nei prossimi giorni le cose andranno come sono partite. Speriamo, grazie, grazie. In bocca al lupo. E Jacopo, noi ovviamente seguiremo anche dal vivo e in diretta tutte le finali dell'Italian Champions Tour, livello gentleman e livello senior, e saranno tantissimi campioni super in forma da seguire che ci regaleranno tantissime emozioni. Sì, poi domani gara notturna 20:15, 21:15, quindi insomma l'appuntamento è per domani sera, sì. Poi sabato invece torniamo di giorno, in mattinata, quindi insomma l'appuntamento a domani, direi, a questo punto, con tutti, con l'Italia Champions Tour e con tutto il resto delle gare della Coppa del Mondo. Ci farete fare le ore piccole. Speriamo di Va bene, grazie mille per la vostra presenza, per le vostre parole, ancora congratulazioni, ottime prestazioni e in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie mille. Grazie. Allora, mentre questi vincitori lasceranno la lounge Gold Span, vi annuncio già un altro vincitore, che era Pierluigi Fresilli, anche lui cavaliere Gold Span, che adesso invito qua da me in studio. Benvenuto. Grazie mille. Allora Pierluigi, tu invece tutt'altra gara, da Italian Champions Tour passiamo al Gran Premio 123x123, categoria Silver, che è sull'altezza del 1,25 m, ed era una gara a tempo che tu oggi hai vinto. Congratulazioni. Grazie, grazie ancora. Raccontaci un po' di questa gara, come ti sei qualificato e come hai vissuto questa prima giornata. È stata una gara molto, molto avvincente. È partito prima Giulio e ho fatto un po' la gara su di lui. Sapevo che Alberto sarebbe stato veloce anche lui. Fortunatamente sono stato un pochettino più brillante di loro oggi.
Il cavallo ha saltato benissimo e quindi molto contento. Sappiamo che il Gran Premio Fiera Cavalli 123x123 è qua a Verona una finale, però ci sono anche delle tappe di qualifica. Tu dove hai partecipato? Io ho avuto il piacere di vincere la wild card, di avere la wild card dalla Goldspan. Giusto. Perché? Grazie a Danilo Scagnoli. Giusto, quindi... me lo ricordi, perché la wild card Goldspan, perché tu eri il primo classificato nella ranking Goldspan. Esatto. C'era Giulio davanti, quindi grazie a Danilo, insomma, che sono qui. Sì, esatto, la ranking Goldspan, quella di settembre, infatti sempre i primi classificati hanno ottenuto anche le wild card qua per il Gran Premio 123x123 e credo che sia un'emozione enorme per te. È una gran bella opportunità, si salta in un campo meraviglioso, in un'arena meravigliosa, i cavalli saltano veramente bene, quindi sì. Sì. Comunque anche lì ti dovevi qualificare, perché per ottenere la wild card e la ranking Goldspan bisogna partecipare a diversi eventi che sono sempre eventi durante tutto Goldspan, l'arco esatto. dell'anno abbiamo comunque ottenuto dei buoni risultati con il cavallino e insomma siamo riusciti ad arrivare secondi nella ranking, quindi fortunatamente abbiamo vinto la wild card per venire qui a Verona. Sì, quando tu dici abbiamo vinto parli sempre di te e del tuo cavallo Dylan Dog. Okay. Io, sì. Sì, sì? Ma ci racconti qualcosa del tuo cavallo? È difficile raccontarlo perché è da quando ha 5 anni che sta con me, adesso ne ha 12. Come l'hai trovato? Grazie alla proprietaria Cecilia Lauri e Veronica Ciotoli, e sono tanti anni che sta con me e è parte della famiglia oramai. Io, grande appassionato di Dylan Dog, mi sono ritrovato un cavallo di nome Dylan Dog. Quanti anni ha adesso 12. Il cavallo? 12 anni, quindi è da 7 anni che sta con te. Sì, sì, sì. Fondamentalmente ruota tutto attorno a lui. Sì. È una gran bella cosa. E quindi tu l'hai allenato, l'hai preparato, l'hai portato in gara e sono arrivati tutta successi. La carriera l'ha fatta con me fino adesso. È comunque un cavallo molto competitivo anche nelle 135. Abbiamo vinto abbastanza gare e lui è veramente, veramente forte. Bene, allora, visto che tu oggi hai vinto questa prima gara, che era una gara a tempo, domani sarà una gara a fasi, ti sei più che qualificato? Speriamo. Speriamo. Per domani sì. Sicuramente. Quindi sì, per domani sicuramente, però c'è da fare. Ma anche domani parteciperanno tutti? Sì, giusto? Tutti esatto. Quanti, quindi, mentre poi verranno sommati i punti delle prime due gare, perché in totale la finale del Gran Premio Fiera Cavalli saranno 3 gare, una di oggi, una di domani, e poi ci sarà la grande finale per la quale bisogna qualificarsi. L'eventuale finale, sì. Esatto. Quanti vanno in finale? 10. I migliori 10? I migliori 10. Speriamo di esserci, ecco. Ovviamente noi lo speriamo per te. Grazie mille di essere passato, grazie. Congratulazioni grazie anche al tuo cavallo Dylan Dog, grazie due carote glieli dai da parte nostra. Sicuramente. E spero di rivederti nei prossimi giorni. Speriamo, grazie. In bocca al lupo. Grazie, grazie mille.